ricordate Cannavaro nel 2006? Cannavaro, quando c'erano i rigori per l'Italia, alla finale, lui cosa ha fatto? Lui se ne stava lì in piedi, braccia conserte, e ogni volta che i suoi compagni, Pirlo, De Rossi, eccetera, facevano gol, non esultava. Lui stava fermo, perché? Perché aspettava la fine, giustamente. Lui pensava, non ha senso esultare ogni volta perché fa un gol il mio compagno, o perché magari il terzo di turno sbaglia, o deprimersi perché il francese fa gol. No, lui aspettava, è stato lì, ha aspettato fino all'ultimo rigore di Grosso, e a quel punto, quando i giochi erano fatti, allora è esultato. Io, dopo questa partita di stasera, Torino-Lecce, ho svoltato. Ho capito una cosa, ho capito che io sono un coglione, sono primo dei coglioni, perché sono lì che esulto, e sono lì che esulto quando il Toro vince la partitella, quando quindi De Rossi fa il suo gol nel 2006, esulto come un pazzo, esulto, sono contento, per poi pigliarmelo in culo. Per poi pigliarmelo in culo. No, io allora stavo guardando la partita, ero in treno, ho guardato la partita, la connessione andava e veniva, quindi un po' l'ho guardato, un po' no, quello che sono riuscito. Non ho visto nell'ottavo minuto di recupero quel che era il rigore che doveva essere dato al Toro, non lo so, non so un cazzo, non me ne frega un cazzo in questo momento, non me ne frega un cazzo. Non me ne frega un cazzo del tipo di gol che ha fatto Lecce, non me ne frega un cazzo della formazione di Berenguer, non me ne fotte un cazzo. Io ho capito una cosa, che siamo tutti noi dei coglioni, io per primo. Perché? Perché noi ci teniamo, siamo lì che ci rallegriamo, esultiamo quando il Toro vince, ci rattristiamo quando perde. E il Toro va a Bergamo, dove cazzo era Tardini, comunque va a giocare con l'Atalanta fuori casa e vince ed esultiamo. Ma tanto, e qua il punto del discorso, il punto del video, che lo faccio breve perché non c'ho neanche voglia, poi che devo montarlo, veloce, non c'ho un cazzo voglia, lo sto facendo la sera quasi a caldo, ma perché poi domani non c'ho tempo, ok, tutto quanto. Il punto qual è? Il punto è che tanto alla fine tutto si equilibra, tutto si equilibra, scusate, tutto si equilibra, tutto si equilibra. Un complotto, il destino, il karma, non lo so. Non lo so, io non sono un complottista, non lo sono mai stato. Non sto dicendo che il Toro oggi ha perso perché il sistema c'era col Toro. Questo non è che il sistema c'era col Toro. Uno potrebbe dire, sì, ma oggi il Toro è pure dato il rigore. Il primo rigore del Toro, tra l'altro, per me non c'era assolutamente su Zaza. Non lo so, non me ne fotte un cazzo. Non voglio analizzare la partita, non voglio fare un cazzo. Non è uno sfogo questo. Questo è molto probabilmente il mio ultimo video. Perché? Perché mi sono rotto i coglioni. Perché tanto alla fine, gira che ti rigira, alla fine di tutto, quindi dopo il rigore di Grosso, ok? Noi del Toro, tanto siamo sempre lì, arriviamo sempre lì. Possiamo arrivare una volta sesti, una volta ottavi, una volta settimi, ma alla fine arriviamo sempre lì. Non serve un cazzo, non serve un cazzo esultare come dei coglioni. È come se al rigore di Pirlo o al rigore di De Rossi, del Piero, avessimo o di Materazzi, avessimo esultato il 2006 come dei pazzi. No, bisogna fare come Cannavaro, bisogna stare fermi. Io adesso non esulterò più, non me ne fotto un cazzo. Il Toro va a vincere contro la Sampdoria, si vince pure contro il Milan. Non me ne fotto una minchia. Io esulterò o mi incazzerò alla fine del campionato. Basta, perché tanto è inutile, una presa per il culo, e ripeto, non sto facendo il complottista, non sto dicendo che qualcosa ce l'ha col Toro, è un sistema. Allora, voi notate una cosa, alla fine della fiera le classifiche stilate della Serie A sono sempre uguali. Poi magari c'è la volta in cui la Lazio non arriva a quarta ma arriva a sesta, ma alla fine siamo sempre lì, perché i giocatori sono più forti, ma ragazzi, ma sapete una cosa, ma alla fine la palla è rotonda, veramente il calcio è più semplice di quello che sembra, gli schemi, le tattiche, ma alla fine la palla è rotonda, cioè non è che deve. Come cazzo è possibile che alla fine di tutti i cazzo di campionati la classifica veda sempre le squadre che hanno i giocatori più forti davanti e quelle meno forti dietro? Voi direte, ma è una banalità. Non è una banalità, non è una banalità, perché comunque ci dovrebbe essere una sorta di caso, ci dovrebbe essere una sorta di caso nel gioco. Il calcio è un gioco alla fine, ragazzi. Cioè, il calcio è un gioco con una palla rotonda. Poi ci sta che uno è più forte e l'altro più debole, ma porca troia, non è che sono 11 Messi contro 11 Rossettini. Il Toro oggi ha perso contro Rossettini, Lucioni, Taxidis, Petriccione, Mancosu, Mancuso, Mancosu, Farias, Falco. Ma ci rendiamo conto di contro chi cazzo abbiamo giocato? Ma il punto qual è? Che se il Toro avesse voluto vincere, il Toro come giocatori, come tifosi, come squadra, il Toro vinceva. A me non me ne fotte un cazzo che siamo venuti da due vittorie. Oggi c'era Toro Lecce, punto. Lecce, una squadra di merda, di giocatori del cazzo. Noi abbiamo Izzo, abbiamo Sirigu, abbiamo comunque Baselli, abbiamo Belotti, abbiamo Olaina, che comunque Olaina è forte, è stato Roma, abbiamo De Silvestri. Sono forti, ragazzi, sono forti.
Non puoi non vincere ma e perdere contro Lecce. C'è qualcosa che non quadra. Io l'ho sempre saputo, stile Matrix, stile Neo, l'ho sempre saputo, ma non volevo mai ammetterlo perché invece a me piace qua tutto fuori fuoco. Tra l'altro, me ne è fatto un cazzo. Pure un video fuori fuoco, me ne è fatto un cazzo. Mi sento un po' Neo. Perché mi sento un po' Neo? Perché tanto alla fine l'ho sempre saputo. Mi hanno sempre detto, ma sì, calci, soldi, un sistema. Io ho sempre detto, no, no, no. Perché? Perché comunque io, a me il calcio piace, l'oppio dei popoli. Mi sempre mi detto, sì, l'oppio dei popoli, è vero, viva l'oppio, viva l'oppio, viva l'oppio, la distrazione, perfetto. Ma mi sto rendendo conto che aveva ragione. Avete ragione voi, ragazzi, alla fine avete ragione voi. Cioè, nel senso, avete ragione voi, sono io un coglione. È tutto calcolato. E ripeto, non sto dicendo che è un complotto preciso perché la Juve ha pagato il troppo. No, sto dicendo che alla fine dei fatti è assurdo che tutto si equilibra. Tutto si equilibra. Io quando l'altro scorso video ho detto che il Torino ha vinto con l'Atalanta e ciò cosa mi puzzava, era strano. E ho detto, ok, forse questo è un indizio, vuol dire che qualcosa è cambiato. Non è cambiato, perché il Torino ha perso oggi in casa con Lecce. Ma in cuor mio, sotto sotto sotto, lo sapevo. Ma lo sapevo. O però, ma il Torino avesse vinto oggi con Lecce, avrebbe poi perso le prossime due. E avesse vinto anche le prossime due, pareggiato uno, vinto la prossima. Cioè, alla fine noi arriviamo settimi. Non è che battere l'Atalanta e arriviamo terzi. Tanto, alla fine noi esultiamo come dei coglioni ogni anno. Ma ogni anno è scritto. 10 anni fa era scritto che arrivavamo comunque penultimi nella Serie B. E poi era scritto che dopo 2 anni eravamo in Serie A. È tutto già scritto. E non succede mai. Non succede mai. Non succede mai che tu ti fai una squadra con i giocatori, eccetera, che boh, sono da tipo decimo posto e arrivi secondo, no, secondo, non terzo, secondo. Non succede mai che uno fa una squadra da secondo posto e arriva settimo. Ma perché questo? Perché? Non lo so, non lo so. Io so solo una cosa, mi sono rotto i coglioni, mi sono rotto i coglioni. Io sono del Toro e lo sarò sempre, lo sarò anche quest'anno ovviamente, ma mi sono rotto il cazzo, non, molto probabilmente non farò più video del Toro, altri video sì, qua su YouTube, perché faccio video per tutto, per mestiere, per professione, per hobby, per tutto, va cazzo, così li faccio. Però forse questo sarà il mio ultimo video in assoluto del Toro, potrebbe darsi che invece la prossima torno, potrebbe darsi che torno fra un anno, non lo so, potrebbe darsi che sia la fine campionato. Voi direte, cazzo me ne frega, è vero. Però non è uno sfogo questo, è un modo per dire basta, mi sono rotto il cazzo, ci stanno pigliando per il culo, non so chi, non so cosa, ma io sono sicuro di una cosa, che è tutto scritto. E non sto facendo riferimento all'episodio specifico, alla barra, al gol di Belotti, non l'ho neanche visto, non l'ho neanche visto, non me ne è fatto un cazzo, gli 11 minuti di recupero, non me ne fotte un cazzo, è tutto scritto. Perché tanto alla fine del campionato, Napoli, Inter, Juve saranno sopra, il Lecce sarà sotto, ma noi magari questo andremo settimi, non sto dicendo di no, non sto dicendo di no, ma quindi a sto punto cosa serve esultare un casino se il Toro batte la Trans e dopo perde contro il Lecce? Cioè, questo che sto dicendo, è questo che sto dicendo, ragazzi, svegliatevi, mi sono svegliato stasera. Basta, basta, basta. Sarò sempre del Toro, ma giuro, le prossime partite, fine. Non vinciamo da una parte o dall'altra e poi perdiamo. Io farò come Cannavaro. Me ne starò fermo. A fine anno, quando arriveremo quinti, esulterò. E quando arriveremo ottavi, mi incazzerò. Basta, punto, fine. Io vi saluto. Ci vedremo forse mai più per questa serie di video. Ci vedremo forse settimana prossima. Se non so se mi ripeto, ci ripenso. Non lo so. O forse fra un anno, forse mai più. Non lo so. Io mi sono veramente comunque rotto il cazzo. Io sono del Toro. C'ho portachiavi del Toro. C'ho l'azienda del Toro. C'ho due tatuaggi del Toro. Ripeto, lo sarò sempre. Una cosa per me ontologica. Io sono del Toro in maniera ontologica e non posso farci niente, però veramente basta. Io, tra l'altro, in questi giorni non ho neanche tempo, in questi mesi non ho neanche tempo, mi metto qui davanti alla telecamera come un coglione, parlo da solo, mi faccio i video lì monte eccetera, non magari come altri che semplicemente lo fanno da cellulare, ma va benissimo. Ma per cosa? Per chi? Per chi? Perché non analizzo neanche le partite, per cosa? Cioè non ha senso, ragazzi, non ha senso, non ha senso, porca di quella puttana, non ha un cazzo senso. Non mi stare a scrivere poi, vedi, magari quando finale faccio un video, è tornato, vedi, adesso il Toro che ne so, è andato in Europa e non c'è più, e Dare 4 non c'è più. Io mi sono rotto semplicemente i coglioni, mi sono rotto i coglioni, perché ripeto, io so, e qua sono ripetitivo, vado in loop, ma non me ne è fatto un cazzo. Se vuoi stoppare il video, non me ne è fatto un cazzo. C'è qualcosa sotto, non so cosa, ma c'è qualcosa sotto. Mi sono rotto i coglioni, mi sono rotto. Perché mi immagino, me, io nel video non lo faccio capire. Ma la settimana scorsa, quando ho vinto con l'Atalanta, quando l'arbitro è uscito alla fine, io ho come un pazzo esultato. Poi nel video sono stato freddo così, ma io esulto come un pazzo quando il Toro vince. Basta, veramente, basta. Ho capito questa cosa oggi in treno quando è finita la partita, dopo che ho visto il cellulare, tra l'altro 11 minuti di recupero. Basta, basta, basta. Fine, andate tutti a fare in culo, tutto il sistema calcio, ci pigliano per il culo, viva l'oppio, viva l'oppio. Io vorrei vedere il Toro, porca di quella puttana, quest'anno che va in Serie B. Vorrei vedere, perché almeno vuol dire che qualcosa si muove, almeno vuol dire che non è scritto. Perché tanto io lo so già, arriveremo fino a fine anno ottavi, settimi, che va bene.
Mi dico, ma perché a questo punto che abbiamo vinto a Bergamo, abbiamo vinto la prima partita in casa da solo, perché non potevamo vincere queste? Perché non potremmo, il fuso passato, il futuro presente, puntare anche solo arrivare terzi? Ma perché non si può? Non dico pensarlo, sperarlo, ma perché non può essere così? Perché il Toro non vinceva tre presenziali da 76 e questa volta nemmeno l'ha fatto? Era... Cioè, il Toro, allora, questa partita, ripeto, non me ne fottu. Ah, minchia, poi tu tifoso, minchia, se tu. Io non so cosa c'è sullo stadio, ma se veramente è pulito il Toro a fine partita, vai a fare in culo. Te ne vai a fare in culo. Se veramente qualcuno, se anche solo pensare di applaudire queste teste di cazzo, se ne va a fare in culo. Se ne va a fare in culo, ripeto, questa partita, stasera con Lecce. Non me ne fottu un cazzo di analisi tecniche, le cose, quella era da vincere, punto. Molto semplice, molto semplice. Non si è vinto, te lo dico io perché non si è vinto. Non si è vinto perché le due prime l'abbiamo vinta. Perché se avessimo perso a Bergamo, te lo scrivo, come te lo scrivo, avremmo vinto qua con Lecce. Sicuro, mille per mille, va a fare in culo. Addio, addio cazzo. Forse addio, mi sa proprio di sì. E se non mi vedi settimana prossima, mi sa che non mi vedi più, perché mi sono rotti i coglioni, mi sono rotto il cazzo, non ce la faccio più, non ce la faccio veramente più, basta. Fine, faccio altri tipi di video perché sennò impazzisco, basta.